Ciao a tutti e bentrovati sul canale di Russia News. Torniamo a parlare di salute e in particolare vorrei soffermarmi sul redditizio business dell'acqua. Sicuramente faremo arrabbiare qualche produttore, ma è d'obbligo, quando si fa informazione libera, indagare e analizzare eventuali raggiri, soprattutto quando mettono a rischio il nostro benessere. Da anni ci bombardano di notizie allarmanti sul pericolo di non bere abbastanza acqua, con il rischio di disidratazione e conseguenti complicazioni, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, come bambini e anziani. Se notate, anche sui social è tutto un proliferare di inviti all'idratazione, magari tramite borracce di alluminio, sulla cui salubrità c'è molto da discutere, o compresse da sciogliere nell'acqua per insaporirla e rendere più facile raggiungere la posologia indicata di 8 bicchieri al giorno. Ma per fare passare il messaggio, le aziende del settore non si limitano alla semplice pubblicità tramite inserzioni a pagamento, ma spesso si avvalgono anche della collaborazione di influencer, che in larga parte non capiscono nulla di medicina, ma sponsorizzano felicemente, a suon di euro, questi metodi per bere di più. Ma cosa c'è di vero dietro questa moda che i media ci propinano con tanta insistenza? Se lo hai chiesto, la dottoressa Margaret McCartney di Glasgow, che in un articolo sul British Medical Journal ha spiegato che si tratta essenzialmente di un mito, in quanto non ci sono prove scientifiche della sua utilità. Inoltre, bere troppo può abbassare i livelli di sodio ed esporre a eventuali contaminanti presenti nell'acqua. E ha ragione, perché un sodio extracellulare troppo basso, la cosiddetta iponatremia da diluizione, può creare forti scompensi metabolici e dell'omeostasi corporea. Anche uno studio del professor Stanley Goldfarb, pubblicato sul giornale americano di nefrologia, evidenziava già nel 2008 la mancanza di evidenze scientifiche per poter dimostrare che bere più acqua possa fare bene. La scienziata scozzese ha inoltre scoperto che i congressi scientifici sul tema, dove viene raccomandato ai medici di prescrivere ai pazienti di bere più acqua, sono stati tutti organizzati dalla Danone, che sappiamo benissimo essere un produttore di diversi marchi di acqua in bottiglia a livello mondiale. In Italia troviamo i marchi Evian e Vitasnella, che fanno parte della famosa multinazionale francese. Ma torniamo un attimo sul discorso delle diffusissime borracce in alluminio di cui abbiamo accennato prima, solo per evidenziare come una ricerca dell'Istituto Spallanzani di Roma abbia dimostrato che tutti i pezzi analizzati in laboratorio cedono metalli nel liquido contenuto, alluminio in primis, ma anche altri elementi, come potete vedere da queste immagini. Quindi, escludendo particolari condizioni fisiche o patologie che ovviamente vanno seguite dagli specialisti, in generale vale il principio di ascolto del proprio corpo, per cui l'assunzione di acqua andrebbe regolata in risposta alla sensazione di sete e non in base a una moda che spesso può essere controproducente.